Uno scarto della viticoltura che diventa pura energia pulita. Beh, questo succede grazie alle capacità di un'azienda del territorio, l'ATS. Vediamo il servizio. Energia pulita dal tralcio di vite. Quello che tradizionalmente rappresenta uno scarto delle lavorazioni in vigneto, oggi, grazie alla Trevigiana LATS, diventa una fonte di energia rinnovabile. Primo produttore di pellet in Italia dal 1994, negli ultimi 3 anni l'ATS ha sviluppato un progetto di recupero dei sarmenti di vite utilizzati come biomasse per alimentare il fabbisogno energetico del proprio stabilimento produttivo a Cima d'Olmo. Ad oggi ITS recupera circa 5.000 tonnellate all'anno di sarmento per la combustione nel proprio impianto a biomasse di Cima d'Olmo. Un progetto virtuoso presentato al Forum Rifiuti Veneto di Legambiente che coinvolge un'altra azienda trevigiana, Studio SMA, responsabile dei controlli delle emissioni in atmosfera generate dall'impianto di LATS. Da anni per l'ATS seguiamo tutti quelli che sono gli impatti appunto legati al tema della verifica dei loro sistemi di monitoraggio delle emissioni inquinanti e sono strumentazioni che l'azienda lavorano in 24 ore su 24 e noi sostanzialmente ci occupiamo della loro garanzia, della loro manutenzione e facciamo questo al fine che i limiti di legge vengano rispettati. Siamo ovviamente molto felici di poter lavorare con una società che, diciamo così, premia due volte l'ambiente e l'economia circolare di cui oggi tanto si parla. Da una parte, come sapete, recuperando gli scarti dei nostri vitigni e utilizzandoli come combustibili, sottraendo quindi l'utilizzo di combustibile fossile e quindi ulteriore produzione di CO2, e dall'altra parte, proprio con le nostre verifiche, testimoniando che le emissioni inquinanti in atmosfera non vanno ad alterare quello che è il panorama della nostra pianura padana. Un'iniziativa dal grande valore ambientale, ma non solo. La filiera creata dall'ATS per il recupero dei sarmenti di vite ha infatti prodotto ricadute importanti nel territorio, anche in termini economici ed occupazionali. Risorsa anche da un punto di vista occupazionale, perché è stata creata una filiera di raccolta locale che ad oggi conta 5 aziende qualificate nel territorio che danno opportunità di lavoro a una ventina di persone. Da sempre attenta ai temi della sostenibilità ambientale, l'ATS lavora ogni anno circa 120.000 tonnellate di legno vergine puro, da cui ricava pellet al 100% ecologico. Attraverso l'utilizzo dei tralci di vite come biomasse, l'azienda ha ridotto di 40 volte le emissioni in atmosfera di anidride carbonica e ha permesso alle imprese vitivinicole del territorio di liberarsi da un rifiuto dagli alti costi di smaltimento. Un circuito virtuoso premiato con una menzione speciale da Legambiente. Il tralcio di vite in un territorio come la provincia di Treviso è sicuramente uno scarto importante che ha bisogno di essere gestito con attenzione, anche perché non parliamo solo di rifiuto, quindi di quello che poi lo scarto provoca nel ciclo dei rifiuti, ma parliamo anche di inquinamento. Il tralcio di vite viene comunemente bruciato in campo aperto. Avviare processi di recupero invece di gestione del tralcio è sicuramente virtuoso, merita grande attenzione e merita di essere segnalato con una menzione speciale all'interno di un importante evento come il nostro.